Un patto non legislativamente vincolante, secondo, quindi rispetto alla sovranità degli stati, ma che tenta di migliorare la gestione di un fenomeno complesso, riassumendo buone pratiche. Si apre questo lunedì a Marrakech la conferenza per l'approvazione del patto sulle migrazioni proposto dalle Nazioni Unite, il Global Compact, frutto di 2 anni di lavoro. Il Global Compact è un promemoria per tutti i governi che lo riconoscono, un promemoria per il rispetto dei diritti umani che già tengono in considerazione a livello internazionale. È tempo che i governi siano sinceri, che si rendano conto che hanno degli obblighi e mettano fine ai paranoici populisti discorsi anti-immigrazione. Ed è anche il momento di normalizzare l'immigrazione. Il governo italiano ha deciso di non firmare il Global Compact, suscitando qualche malumore in una parte dei 5 Stelle, schierandosi di fatto con i paesi dell'Europa dell'Est e altri che usano il pugno duro contro i migranti, tipo Australia e Stati Uniti. Anche l'Austria è fuori dal patto. Da qualche mese stiamo seguendo un nuovo corso per il problema dell'immigrazione con un compromesso sul tavolo. Pensiamo che il nostro modello ci permetterà di andare più lontano rispetto ad altri approcci. Partenza in salita dunque per il Global Compact, che poi dovrà passare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per un'ulteriore approvazione. Ma quanti sono i migranti al mondo? Si stima che siano 250 milioni i migranti in tutto il mondo, pari al 3,4% della popolazione totale.